che va ad anticipare, ci sarà la Supercoppa e poi inizierà questo campionato, un campionato di elite, 10 squadre, sarà un campionato equilibratissimo, dice Massimo Ronconi, che è il nostro commentatore tecnico, che è stato da qualche parte qua in sala. E è una giornata importante per tutti quelli che ricordano quello che era il calcio a 5, per quelli che hanno qualche anno in più addirittura il calcetto, che qualcuno pensa sia un termine dispregiativo, invece no, è una cosa importante, voglio dire, qui c'è il direttore generale del calcio, è stato un grandissimo giocatore di calcio a 5, Antonello Valentini, facciamogli un applauso, grazie. Difficile da marcare, il livello, adesso scherzi a parte, è salito tanto, sono veramente giocatori di altissimo livello, non c'è la nostra nazionale. Grazie, microfono e tutto. Grazie, un saluto molto breve, sia perché la giornata è ricca di impegni che vedono coinvolto tutto il mondo del futsal, quindi arbitri, capitani, tecnici, società naturalmente, calcio femminile, su cui il futsal conta molto per aumentare anche il numero delle tesserate, estremamente limitato nel nostro mondo calcistico maschilista, e quindi è consolidamento territoriale, cioè 2500 società che rispondono anche in termini di qualità oltre che di quantità, nonostante le difficoltà economiche di cui parlava il Presidente federale, che sono note a tutti, ai presidenti, agli allenatori, ai tecnici, agli arbitri, sono difficoltà ovviamente strutturali del Paese.